Ciao a tutti gli amici del Brasile, io sono Roberto Cerea, sono in casa, siamo di famiglia proprietari del ristorante Da Vittorio a Brusaporto, beh, vicino a Bergamo, e visto il periodo siamo in casa a cucinare qualcosa per noi per stasera. Una ricetta molto semplice, abbiamo i gnocchetti alla Vittorio, gnocchetto di ricotta e patate che adesso andiamo a fare l'impasto. Ecco qua le nostre patate. Patata pasta gialla, possibilmente vecchia, dove abbiamo la presenza di tanto amido e poca acqua perché nell'impasto la poca acqua ci permetterà di mettere meno farina e il gnocchetto rimarrà più leggero. Adesso con l'aiuto di Edoardo andiamo a preparare l'impasto. Farina, ok, facciamo la famosa fontanella, eccola qui, e ci andiamo a passare un po' di gnocchi di patata. Allora, per la ricetta del gnocco di patata abbiamo bisogno di farina, patate. Le patate possibilmente le cuocete con la buccia sotto sale, ricoperte di sale, nel forno per circa un'ora, un'ora e mezza a 160-180 gradi. Un'ora e mezza, belle cotte, con la pelle ancora, in modo che quando le togliamo, le sbucciamo, le tagliamo a pezzi e le passiamo nel nostro passapatate. Ok. Di solito la quantità di patata e di farina, abbiamo un terzo di farina e tre parti di patata, per cui diciamo che passiamo questa e poi ci siamo. Ok, ci mettiamo dei tuorli d'uovo. Ok, del pepe. Ok, un po' di sale fino, ok, della noce moscata, ok, della ricotta. Del parmigiano e del burro nocciola che abbiamo fatto in precedenza. Burro nocciola perché prende il colore della nocciola. E adesso andiamo a impastare il tutto, facendo attenzione di rompere le uova. Ok, impastiamo il tutto schiacciando bene così. Ecco, l'importante è la pasta gnocchi, non andate a lavorarla troppo, perché sennò fa da elastico, fa da chewing gum, per cui la lavoriamo il meno possibile. Importante amalgamare tutti gli ingredienti. Una volta amalgamati, li lasciamo riposare, magari in frigo, una mezz'oretta, e poi andremo a tagliare i nostri gnocchetti e andremo a cuocerli. La ricetta che facciamo oggi è una ricetta molto semplice, sono gnocchetti alla Vittorio, una ricetta ancora di papà Vittorio, fatta con del ragù di carne classico, proprio ragù di manzo, lui ci metteva anche un po' di maiale, della pasta di salame di maiale, insomma, e viene addolcito con del mascarpone, che poi vedremo. Ok. Per lavarci le mani usiamo ancora un po' di farina, per lavarcele in gergo vuol dire per pulirle, eccole qua, e questo andiamo ancora a inserirlo nel nostro impasto, in modo da non perdere niente. Perfetto. Eccola qua, la nostra pasta gnocchi è pronta. La infariniamo un po' per non farla attaccare. Ok, adesso andiamo a farla riposare in frigo e tra una mezz'oretta la tagliamo.
Ok, cari amici, eccoci, il nostro impasto è pronto, andiamo a preparare i nostri gnocchetti, gnocchetto classico, ok, andiamo a tagliarli, un po' di farina, voilà, e andiamo ad allungarli, in questo modo, ok. Li facciamo bei piccolini, eh? Poi non andiamo a lavorarli con la forchetta, li lasciamo proprio piccolini così, ok? Vi faccio vedere il primo passaggio, ok? L'importante quando andiamo a tagliarli che andiamo a infarinarli, sennò loro si attaccano insieme, ok? Così, così, ok? In questo modo. Dei piccoli gnocchetti di patata e ricotta. Ok, perfetto. Adesso facciamo tutto l'impasto. Allora, abbiamo preparato i nostri gnocchetti. Adesso prepariamo la salsa, molto veloce. Ragù di carne, come vi ho detto. Ok. Andiamo a scaldare, voilà, direi che per i nostri gnocchi basta, e andiamo a mettere una parte un po' grassa ma dolce, un po' di mascarpone, ok? Questi sono i nostri gnocchi alla Vittorio. Adesso andiamo a sciogliere tutto insieme, ok? E nel mentre che sciogliamo il nostro mascarpone e facciamo bollire il nostro sugo, buttiamo i gnocchetti nell'acqua bollente salata. Ecco qua Edoardo. Ecco. Voilà. Ok. Acqua bollita. Sì. È forte, no? Sì. Un po'. Salzare. Vai, alza un po'. Bellissimo. Ok, i nostri gnocchetti andiamo a buttarli. Ok. Perfetto, qualche minuto li lasciamo venire a galla, una volta che sono venuti a galla li scolliamo col nostro ragno, questo si chiama ragno in gergo, e li mettiamo dentro la salsa, qualche minuto. Ok ragazzi, questo, i nostri gnocchi sono a galla, andiamo a scolare bene, ok, guarda che bei gnocchetti, e andiamo a metterli nella salsa, ok? Calcolate che questi gnocchi qua possiamo prepararli anche il giorno prima, per cui è una ricetta veloce da fare. Una volta che abbiamo pronto l'impasto, che possiamo farlo in mattinata, il giorno prima, insomma per la sera, è pronto in frigo, lo lasciamo in frigo anche qualche giorno, 2 o 3 giorni in frigo ti rimane. Ok? Ecco qua. Intanto ragazzi, amici brasiliani, in questo periodo abbiamo tempo di stare a casa, purtroppo per questo virus, però abbiamo anche voglia di provare a cucinare, a fare qualcosa, per passare un po' il tempo insieme alla famiglia, per cui dai, abbiamo tempo di provare anche questi gnocchetti qua, una ricettina, nostra ricettina, vedete come sono ben morbidi, sono ben morbidi, ok, voilà qua. Adesso lasciamo bollire il tutto 2 minuti, ok, vedete che bella salsina, perfetto, ok, e andiamo alla fine. Una volta che sono bolliti, adesso li lasciamo bollire, una volta bollito facciamo mantecare con un po' di parmigiano. Parmigiano reggiano. Voilà, ecco qua il nostro parmigiano. Ecco, vi ricordo, quando mettete il parmigiano spegnete sempre il fuoco, sennò il formaggio va a attaccare sul fondo della pentola. Voilà, mantechiamo. E i nostri gnocchetti sono pronti. Buon appetito, un grande abbraccio a tutti gli amici brasiliani, andrà tutto bene, vi raccomando, stiamo a casa in questo periodo qua a cucinare e a provare anche quello che cuciniamo, vi aspetto presto qua in Lombardia, in Italia da noi, ma spero anch'io di venirvi a trovare presto in Brasile. Muito obrigado!